signori, ho una sorpresa per voi. Io non so chi mi conosce, chi non mi conosceva, chi mi ha conosciuto. Io mi chiamo Giampiero Perone, faccio il comico e da qualche anno sono il direttore artistico di un laboratorio comico che c'è a Torino, in un locale molto conosciuto per chi fa cabaret, che si chiama Cab 41. In questo laboratorio quest'anno è arrivata una novità eccezionale. Io ho l'onore di presentarvi questa grande novità. Tra l'altro vi informo perché è un nuovo servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Senti, si è brinato il teatro. Gente che si tocca. L'Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo servizio, cari amici. Non solo vi porta le cartelle, che si chiamano cartelle proprio perché... ma per indorare un po' la pillola della cartella, le cartelle ve le canta. Voi direte, ma com'è possibile? Guardate, vi faccio vedere. Abbiamo qui questa sera un funzionario dell'Agenzia delle Entrate. Vi chiedo un grande applauso e fatelo, perché lui ha tutti i vostri codici fiscali. Fatelo. Per il funzionario dell'Agenzia delle Entrate, il signor Giancarlo Aiosa, eccolo qui. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, Aiosa, signor buonasera. Perone, buonasera. Quando il lavoro mi prende in questo periodo, veramente certo. Ha fatto bene a venire qui con questo bel vestitino leggero. È il nostro capo aziendale. Pensi che è antiproiettile. Ah, perché ogni tanto il contribuente c'è il vestito di ghisa, ci sono quelli un po' pazzarelli, diciamo. Sembrava fosse entrata una stufa a vederlo all'inizio. Allora, guardate, noi abbiamo bisogno di voi, il signor Aiosa ha bisogno di voi per capire se siete un pubblico canterino. Sì, lui ha un piccolo test molto semplice. Allora tutti insieme vediamo un po' se ci siamo, se siamo vivi in un mondo che... ecco, qua vanno un po' a cazzo, ma va bene così. Vabbè. Cioè, non è che... quando detto non ci vuole più, sì, di qua prigioniero, sì, sì. Adesso si svegliano, sì, sì, tutti. Questo c'è. Vediamo il codice un po' fiscale. Se qua è facile. Sapore di sale. Mamma mia. Ci siamo? La prova proprio quella. Bravissimo. Che non si può ciccare? Nel continente nero. Perfetto, allora siamo a posto, il pubblico c'è. Il pubblico c'è. Ecco, solo una cosa, sì, e poi iniziamo. Siccome siamo Agenzia delle Entrate, la gente non è che proprio si mette a ridere tanto su questi temi. Possiamo fare delle canzoni che parlino di temi allegri, che la gente allora, si deve... Allora, qui ho bisogno del vostro corretto, se ce la fate. Il corretto è semplice, fa più 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 più. Le parole sono queste. Non sono difficili, ce la fate, sì. Sì. Io ve le faccio vedere sul maxi schermo. C'è più. C'era una volta una rata che andava pagata in tempo, se no la vicina si compra l'appartamento e tu vai in cantina e l'alloggio non ce l'hai. Più 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 più. Ora non abito più là. Tutto è cambiato, non abito più là. Sto sotto un ponte freddissimo, là dove batte Mario. E lei guadagna soldini facendo grandi voti. Ehi! Progetti! Ah, ecco, lei guadagna soldini facendo grandi progetti. Progetti. La rima. Progetti. Non ride, questo non sta bene. Se voi gli date corda, questo sbiella. E poi ci sono io qua. Senta, piuttosto, sì, sì, qualcosa che più, di più romantico, che, sì, la gente possa cantare, se, sì, facciamo quelle cose belle. Siamo in Novecento, facciamo. Ma dove va a finire l'Imu? Di certo dove non vuoi tu. E io lavoro come un muro. C'è qualcuno che sa le parole? Ho sentito qualcuno che cantava già il testo. Per cortesia.
Poi a me di fasti ironia, queste cose qua non è che mi vada tanto. Sì. Non lavoro il lavoro, se uno vuole il lavoro lo trova. Sì. Ha capito? Cerco un lavoretto qui in nero. La pensione non ho più, fornero. Sua figlia posto fisso di sicuro. Noi l'abbiamo preso dentro. Guarda questi, stasera scoppia la rivoluzione qua. Non è così la canzone, non fate i volgari, non è così, com'è? Davvero, abbiamo preso davvero. 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 Oh. Davvero. Abbiamo preso davvero è la canzone. Sì, ma abbiate pazienza, non facciamo applausi a cacchio così. Gentilmente, perché ha fatto sta canzone lei? Perché mi ricorda il paese dove sono nato. Che sarebbe? Santena. Ma che cacchio dice? Allora, piuttosto, guardi quanti contribuenti qua. Possiamo dare un consiglio per risparmiare i contribuenti? Che cosa possono fare? No, dicevo, per risparmiare... Si caga addosso tra poco. Guardi che le resta tutto nel vestito poi. Dicevo, per risparmiare. Tu chiamale se vuoi detrazioni. Sì, abbiamo già capito. Ascolti, psycho, basta così. Sentite, questo signore qua va a portare le cartelle esattoriali a gente famosissima, ai VIP. Io so che lei è andato in settimana a portare una cartella esattoriale a Renato Zero, sì, giusto? Sì, più che una cartella esattoriale gli abbiamo pignorato l'appartamento. A Renato Zero? Sì. Ecco, ma quando siete arrivati sotto casa di Renato Zero, sul citofono, sul citofono, cosa c'era scritto? Cercami, dove, quando e come vuoi, cercami. Tanto non mi troverai, sì, ma... cercami, solo se mi porti a segni tu, cercami, certo. Se sei quello delle imposte, ma fottiti. Ecco, abbia pazienza, però adesso che gli avete portato via, sì, la casa, Renato Zero, sì, di preciso, dove vive? Nel carrozzone si vive da re. Non ho la doccia, la vasca e il... La sa, le sanno tutte, guarda che pubblico. Ha pignorato la casa mia zia, vive con me e non va via. Vabbè, chi se ne frega. Porca puttana! Che siamo... Allora, poi questo signore qui è andato anche da Ligabue, Ligabue. E abbiamo pignorato la casa anche lui. Pure Ligabue. Volevamo le prove, gli ho detto, aspettate un attimo. E cosa ha detto? Ho perso le fatture. Eppure ce le avevo qua un attimo fa. Le sto cercando bene, dentro come, ma non le trovo. Cristo non può, 13, io le avevo emesse, sono scomparse, allora credimi, io non le trovo più davvero. E adesso Ligabue, senza casa, dove vive? Certe notti la macchina è calda, ma verso dicembre non si scalda più. Certe notti ci provi a dormire e la leva del cambio si infila. Ma basta! Però ma siamo matti! Però quest'anno
Abbiamo pinzato anche lui, il cantante dell'amore che si è rifatto la plastica, anche lui un evasore top. Baglioni? Claudio Baglioni. Baglioni. Sapevamo che era Sanremo, tra che siamo presentati, lui ha cercato di intenerirci perché io ho scritto canzoni, ma i miei amori erano veramente fallimentari. Io sono sfortunato. Ma pensate, tipo un grande successo. E tu, all'inizio non si doveva chiamare così, sì. Era la fine di un rapporto d'amore bello, quando due si lasciano senza rancore. E come si chiamava? Come si intitolava la canzone? Ciao Troia. Allora! Così mi ha detto. Ci faccia sentire Baglioni cosa le ha detto. Questo è bello. Cazzo, l'aerosol deve fare lei. Accoccolati ad ascoltare il mare, io suonavo e tu sparivi. A limonare, scoprirti con il mio migliore amico, vorrei dirti cosa sei, ma non lo dico. No, perché sennò questo qua... E tu, brutta puttana, no! Tu! Per favore, ha detto non lo dico. Una grande zoccola sei... Ha detto che Baglioni ha cercato di intenerirvi. Come? Occhio, Questa è l'arpeggio. Sì, guardi, arpeggio di così credo che non si possa. Arpeggio. Passerotto che non vieni su. Ti ho dato anche la pastiglia. Ma andate a cagare, ma guarda che... Ma... Forse l'emozione, o che ne so, ma ho capito che non scopri. Uè! L'ha detto proprio Baglioni. Ma eh? Che Baglioni? Invece, dai, chiudiamo il trittico di Baglioni, che così poi... Chiudi piano la porta, mi fai un poco pena, torno a casa un po' prima, non ho fatto cena, e ti trovo col letto con quello di sotto che ansima e urla anche un po'. È pure contento. Me ne vado in silenzio come son venuto, con la strana impressione di essere cornuto. Tanto non importa, sotto la porta non passo più. Ecco, però aspetti. Com'è che concludeva sta canzone? Caro Gesù, Giuseppe e Maria, tiro due Madonne, no, e vado via. Però, signori, ce l'abbiamo qua, sono arrivato, voleva fare il furbetto, si è andata a nascondere nei camerini. Non dica chi, sì, faccia sentire. Sì, è arrivato. Senti che è successo dietro le quinte, senti. C'è una cartella per te. Non te l'aspettavi, E invece, eccola qua. Come fai a pagarla? Chi lo sa? Ma le mie sanzioni, sanzioni ti mandan fuori, devi pagare, gira noi con... Così mi ha detto lui. Ma queste, se finiscono con culo le sanno tutte. Sì. Allora, sì. Già stiamo facendo fatica. Cocaine. Con me non sta bene, però scusi, stiamo facendo tutta una roba di canzone. Cosa c'entra cocaine? Ho portato anche una cartella alla Poelca. Minchia. Che... Ascolti, perché però... secondo noi la Poelca non è più un fumetto. È rimasto un po' bambino. Un po' bambino. Sentiamo. Infatti io vola la pomaglia, non la pomaglia. Più lo guardo bene, più mi sembra Gaia. Il grillo canterino si è svegliato, e già che c'era poi gliel'ha buttato. È andato a fare un giro in Valtellina. Questa è per i bimbi, E ha comprato tanta vasellina. Ma che vasellina? Vola la pomata, perché dice... Che la pomata, venga qua!
Una roba che canti anche il pubblico. Allora, questa è una canzone famosissima, ho bisogno del vostro coretto. Tutti insieme, mi raccomando. L'apo e il can, mi raccomando, con quella voglia di morire che avete adesso, dai. L'apo si vergognano i nonni, l'apo e gli agnelli ti fanno ti travesti, no. Ma sei proprio fantastico, l'apo e il can, adesso cosa farai? Basta, basta così. Me ne vado a tas, 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 lo prendo nel cu. Questi tirano giù il teatro, io glielo dico. Allora, per cortesia, guardate. Non facciamoci riconoscere, ragazzi, che con l'apo si rischia, sono persone importanti. Se, l'apo non è più così. No. Oh, è cambiato. E lasciami pippare! Ho detto che è cambiato! Lasciami sniffare! Allora! Io senza roba lo so stare! Vabbè. Sai dove passo le notti, è un mio diritto. Tu guarda e sto zitto, ci trova di tutto. In corso Regina o alla Pellerina, no. Che donne e motori son solo travoli, no. Se vai ancora avanti lo prendi nella no. Bene. Ricominciamo. Basta! Signori, le faccio un'ultima domanda. Sì. Per sapere. Sì. Ma c'ho paura, questi mi fanno paura. Sì. Una roba carina, cantautorale, un De André, sì. Una sì, roba. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, sì. Allora, facciamo un outing. Sapete cosa vuol dire fare outing? Sì. E che cazzo ne sanno questi di outing? Ma perché glielo chiede? Non lo sanno. Allora, immaginiamo che adesso scendo di qua c'è una vigilessa che ci ferma all'angolo con una bella pattuglia di carabinieri e ci faccia, non so, un bel verbale. Cosa ci viene da dire? Ma andate a... no? La signora ha detto affanculo, vedi che... Sì, con un giro di parole sì, la signora. Vabbè, molto fina. Sì. Bene, Elisa di Rivombrosa. Diciamo, mandiamoli a cagare. Facciamo con quella violenza che abbiamo ogni tanto che non possiamo farlo alle poste, no? Quegli sgarbati. La canzone di De André fa così. Che se ne andassero a cagà, che se ne andassero a cagà. Le parole sono facili. Che se ne andassero a cagà, che se ne andassero a cagà. Ce la fate? Faccio vedere. È molto semplice. All'ombra di questa mattina è rincarato gas, luce e benzina. E gli italiani senza pensioni un po' gli girano. Che se ne andassero a cagà, che se ne andassero a cagà. Che se ne andassero a cagà, che se ne andassero a cagà. Ma neanche con De André cantavano. E se gli aumenti vanno questo. Alle stelle, ci tocca andare in GPL. Che lo sappiamo ci dà una mano, ma meglio scegliere il metano. Tutti insieme. Che se ne andassero a cagà, che se ne andassero a cagà. Che se ne andassero a cagà, che se ne andassero a cagà. All'ombra dell'ultimo sole vedo la bandiera tricolore. Ci chiedono di stringere la cinghia, ma ci si è arrotti un po'. Che se ne andassero a cagà, che se ne andassero a cagà. Che se ne andassero a cagà, che se ne andassero a cagà. Grazie! Giancarlo Aiosa! Oh, così vi vogliamo! Grazie! Venite a trovarci al Cab 41, buon proseguimento, ciao a tutti! La borsetta, Perone! Oh, la prego, borsetta, maestro! Grazie.